le cose, ma la parola di missione, l'etimologia della parola, cioè, stessa, cioè cosa vuol dire missione? Ma se non ci sta un presidente che ti mette in discussione, ma cosa vuol dire missione? Cioè, e continua a dire questa frase, non la devi neanche pronunziare, non Ma io ho esiste. scritto che lei non si sarebbe dimessa. Ma non va scritta, è una parola che non esiste, esiste un presidente, ti metti in discussione e poi dopo puoi metterti, puoi dare le dimissioni. Guarda che io mi sveglio una mattina da solo, mi do le dimissioni, lo posso pure fare, ma non c'è nel nostro gergo calcistico, non esiste che una persona che se ne va, perché qui c'è un problema di fondo, qual è, se parliamo calcisticamente. Fuori casa vinciamo, in casa perdiamo. Siamo due squadre, andiamo su due velocità. Fuori casa abbiamo la macchina, in casa abbiamo la bicicletta. Quindi bisogna trovare il rimedio, le soluzioni. Non è che magari allora la squadra, non è che fuori vince e fa tre gol e giochiamo in casa perdiamo. Ci deve stare un rimedio, c'è qualcosa che non va. E allora questo qualcosa che non va, ci sarà il rimedio. Cos'è? Dobbiamo prendere quattro giocatori, dobbiamo mandare via qualcuno. E questo è calcio, però, si sta parlando di calcio. Qui si parla di calcio. Quindi, in virtù di questo, cosa intende fare? In virtù di quello che è successo. Io adesso è chiaro che magari ritornerò a fare il mio mestiere, quello di osservare, di vedere i calciatori, andare in giro, fare, riprendo il mio lavoro, andrò a parlare con i ragazzi dopo e quindi io farò il mio lavoro. Certamente fare il mio lavoro non vuol dire che mi devo guardare le spalle perché qualcuno mi deve venire a picchiare. Perché io non è che magari mi metto in macchina adesso scappo perché sono venuti, perché sarei un vigliacco. E diamo poi la possibilità e a questi di mandare un messaggio inequivocabile che non può esistere. Questo messaggio non può esistere, non deve passare. Ecco perché vi chiedo a tutti voi di fare le cose fatte per bene. Questo messaggio non deve passare. Ok? Minaccia te ne vai. Non esiste. È chiaro che ci rimetto solo io, perché io mi sono messo in gioco. Perché potrei fregarmi, andare avanti, perché il presidente non mi ha mai messo in discussione. Ma non è così, non è giusto per i miei figli, per i vostri figli, lo ripeterò in continuazione. Non si possono avvicinare, avere un approccio e sapere che perdi due partite e ti vengono a minacciare. Ma stiamo scherzando, ma stiamo facendo sul serio. Io cerco di vedere sempre, anche nelle brutte situazioni, lo spiraglio di luce. Ma lo spiraglio di luce, io lo ripeto, ci sarà stasera, domani ci sarà il fuori discussione. Io ripeto, non Comunque. sono una persona cattiva, sono una persona che attraverso la parola, attraverso il dialogo, Bravo. raggiungo quello che devo raggiungere. Tante volte sì, tante volte no. L'aspetto positivo, sai qual è secondo me? Che questa azione riprovevole hanno consentito a lei e a noi di vedere un Cossello diverso, con un carattere forte, una bella reazione, che verrà apprezzata anche dagli altri. Magari lei finisce questa, dice, io accetterei le scuse, insomma, di parlare in un momento diverso, che ne so, qualcosa, cioè se ci lasciamo così finisce Ma tutto. no, ma io l'ho detto, quante volte io lo devo dire? Ho detto è fuori discussione, io non sono una che si chiude qui, ho ragione, basta, me ne vado. Ma non esiste, Dopo lo sfogo c'è. io il messaggio che voglio che passa è questo. Si perdono le partite, contestazione, ci può stare, ma non bisogna andare a minacciare nessuno. Ma questo lo dico ai miei figli, ai vostri figli, ai nipoti, ai fratelli, sempre. Questo messaggio non deve passare, assolutamente. E voi dovete contribuire a fare questo. Non ci devono stare qualcuno che in dubbio non ci sta qui, non ci sta, non ci sta, il dubbio non c'è. Direttore, ha paura o timore magari che dopo questa conferenza stampa ci possano essere delle ripercussioni, non necessariamente fuori dallo stadio, magari anche continui episodi di critiche, cori contro la sua persona? Beh, io mi auguro, ti ripeto, mi auguro che questa cosa può succedere, il coro, quello che vuoi tu, perché poi a me non è che mi. Ma non devi venire fuori dallo stadio. Non esiste. Fuori dallo stadio, no. No e no. Va bene? Tu, no, ripeto,
non ti piace lo spettacolo, quel calciatore non gioca bene, la squadra gioca male, sei deluso, sei amareggiato, ci può stare che tu fai un coro, ce l'hai con qualcuno, perché ti capisco, ti comprendo, ma fuori dallo stadio no. Quindi non capisco nessuno e non comprendo nessuno, perché lì non si sta più nell'ambito calcistico, lì si va da un'altra parte e non bisogna andare. Vale anche per gli allenamenti questo discorso? Cioè nel senso che l'hanno fatto sempre a porte chiuse? Ma poi io guardi che io, se fossi per me, io farei gli allenamenti sempre a porte aperte, purtroppo no. L'allenatore ci voglio fare l'allenamento a porte chiuse perché lo voglio fare, è giusto che lui magari si vuole preparare in un certo modo, ma non, certamente non sono io. Io non sono una persona che vado e chiudo e non faccio entrare, non esiste, perché per me, ripeto, io preparerei la gara pure con l'allenatore loro, io personalmente, giusto, gli farei vedere quello che faccio, ma perché lo devo fare forza quello che gli faccio vedere? Cioè, quindi di cosa stiamo parlando? Comunque se posso risolvere il problema con un bel pranzo, Matteo, organizza un pranzo. Con quale spirito riparti? Ma lo spirito mio è quello di sempre. Io non sono uno che mi tira indietro, nella mia vita non mi ha mai regalato niente a nessuno. Cioè io mi sono conquistato tutto sul campo. E quindi non è che magari chiedo qualcosa a qualcuno. Direttore, vedendo i risultati, qualche giocatore che magari non dà quello che potrebbe dare, lei si è mai messo in discussione con se stesso? Io mi sono messo in discussione, sinceramente domenica mattina, prima che succedeva tutto questo, poi ho detto ma forse secondo me abbiamo sbagliato qualcosa, oppure non, boh, ci sta, no? Che ti svegli e hai i dubbi. Noi abbiamo affrontato il Pineto, abbiamo affrontato il Trastevere, abbiamo affrontato la Valonga. Io domenica sono andato a vedere Avezzano Fanno, va bene? Due buone squadre. Ho nominato tutte le prime della classifica nostra. Domenica sera ero ancora più convinto che la Rosa e la San Benedettese non ce l'hanno le altre squadre. Perché io non penso che le altre squadre hanno Cardella, Chinellato, Vita e Emili davanti, quattro attaccanti. Non ce l'hanno. Poi è chiaro che magari in un momento la squalifica, l'infortunio, quello non sta tanto bene. Noi non abbiamo mai avuto quattro attaccanti che si sono allenati per due settimane consecutive e l'allenatore ha dovuto scegliere chi far giocare. No, le scelte sono sempre state fatte chi sta meglio fisicamente perché quello si è fatto male, quello è squalificato. Noi così stiamo andando avanti. E così i difensori. Quindi nel momento in cui avremo a disposizione, me lo auguro, che questa squadra si possa allenare per due settimane consecutive e vedere quello che veramente e realmente sono, allora sì, uno può magari pensare se ha sbagliato poco, perché non è che tu quando fai una formazione ti sogni di non sbagliare niente. Cioè sei bravo se sbagli meno, ma non è che non sbagli niente. Quelli sono ragionamenti che si possono fare ancora in una sessione diciamo iniziale del campionato. Ormai ci sono 10 giornate e la Samp ha quasi tutte davanti con non vale però, non ho capito. Sono ragionamenti quelli delle assenze, degli infortuni che magari possono essere compresi finché sia la quarta, la quinta giornata. Ormai siamo alla decima giornata, la Samp comunque al netto di infortuni, squalifiche che fanno parte però del complesso di una stagione. Però hai ragione, però se tu pensi che noi abbiamo avuto Cardella 3 giornate di squalifiche, abbiamo avuto Vite che non riesce a recuperare da un primo infortunio della prima partita perché purtroppo è costretto ogni tanto a attribuire colpe. Non sto dando colpe, io mi assumo delle responsabilità, io non ho dato colpa a nessuno, che sia chiaro, perché le colpe ho sempre detto che principalmente sono le mie. Non sono dei giocatori, non è dell'allenatore, del primo, del secondo, quindi io non cerco scusanti, non le voglio, non mi appartengono. L'allenatore ha detto che probabilmente bisognava intervenire sul mercato, disse un paio di settimane fa. Quindi vuol dire che non è stata, cioè la rosa non è quella che può ambire a un primo posto, cioè sì.
No, non capisco, no, la domanda, scusi. Proprio, dopo pochi giorni che è venuto, ha detto probabilmente bisogna intervenire sul mercato per aggiustare, diciamo così, la cosa. Ma sì, quelli sul mercato bisogna capire cosa, sugli svincolati, sul mercato che si aprirà, perché sugli svincolati abbiamo trovato qualcosa e l'abbiamo fatto. Su quando si aprirà il mercato ci vuole un mese. Troppo tardi, detto. Ma troppo tardi, io non penso che noi la rosa che ha la Salernitana non si riesce a trovare 11 giocatori importanti per vincere una partita. Perché così è in casa. Lo so, in casa. E questo è il dilemma. Sono gli stessi che giocano fuori. Quindi, a Chieti vincono 3-0, qua perdono 3-0. E quindi? Quindi forse secondo me, direttore, come ho scritto, noi siamo forti con i deboli e deboli con i forti, perché se andiamo a vedere, lei ha visto tutte le squadre, però noi abbiamo perso con le squadre che sono maggiormente accreditate per salire. Lei era citata il Cinzia Albalonga, il Pineto, no, perché il Cinzia Albalonga, Trastevere, guarda caso, mentre abbiamo vinto con le squadre di medio basso classifica. Quindi diciamo che il valore della San Benedettese non è da primissimi posti, perché questo dice il campo, poi sulla carta è un altro tipo di discorso. Ma non so, non so quanti punti ha. Sicuramente più di noi. Non lo so. Io dico solo questo, che se tu l'analizzi giusto, noi siamo lontani. Più che un mal di riviera e più di un mal di trasferta, probabilmente è un discorso se si è competitivi con determinate squadre che hanno determinati organici che vengono accreditati come tra quelli che possono vincere il campionato. La San Benedettese purtroppo sulla carta la San Benedettese è una squadra che viene accreditata. In campo è un'altra storia. In campo no, sì. Però questo, cioè, voglio dire, se tu vedi per Chieti che Chieti è primo in classifica e sta in un momento di importante, le vere partite, vinci 3-0. Quindi è vero che dopo si è rivelata una squadra non all'altezza di primo posto, ma in quel momento lo era. Quindi io non analizzo questo. Beh, insomma, vedendola in campo non era, ma non era la squadra del primo posto. Ma la squadra che la Samba ha fatto una buona partita. Oggi facciamo dei ragionamenti che, cioè, secondo me non si possono affrontare. No, lei ha fatto il discorso in casa, abbiamo la macchina e fuori casa abbiamo la macchina e in casa andiamo con la bicicletta. Quindi lei, fotografo, ha fatto che la problematica è esclusivamente le partite e le partite fuori casa. Non riusciamo, no, che e allora, non sono competitivi no, con no, 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 no. Che e allora visto che dobbiamo pesare le parole, visto che li dobbiamo pesare le parole, allora vado nello specifico. Allora vuol dire che fuori casa giochiamo in un certo modo, in casa giocare come giochiamo, qualcosa dobbiamo rivedere. Perché dal punto di vista tecnico forse siamo più da fuori casa che in casa. E allora, nello specifico, posso dire questo. Non è che io parlo e dobbiamo stare lì a puntualizzare le gare. Se parliamo tecnicamente, stiamo tutti i giorni qui a chiacchierare. Ti faccio una domanda di calcio, perché giustamente comprendo il suo stato, specialmente quando uno mi dice qualche anno e ha girato l'Italia come calciatore, come allenatore e come direttore. Si è fatto la domanda il perché il dopo Alfonsi è venuto Prosperi e giustamente mi ricordo che lei qualche settimana fa disse che i giocatori si devono adattare al ruolo dell'allenatore. Conferma ancora oggi questo? Ma sì, ma non ci sono sistemi di gioco. Non ci sono. Quando si parla 3-4-3, 3-4-1-2, a me serve il tornata, a me risolve l'esterno. Sono tutte stupidaggini. Lei dovete lasciare perdere queste cose qua. Cioè il calcio è interpretazione, cioè quindi noi prepariamo una gara, andiamo in campo, ma se di fronte hai l'avversario che non ti gioca con quel sistema di gioco, tu devi essere pronta ad adattarti e ad interpretare nel modo giusto quella partita. Quindi quando parlano gli allenatori, tutti, Serie A, Serie B, Serie C, è un sistema per mandare fumo negli occhi, 3-4-3, ho spostato quello, l'ho messo sopra, ma non è così, è come si interpreta la gara, non come tu la preparare. Però determinate caratteristiche, ma sì, qualcosa, in un contesto tattico, sì, ma non è così, sai quando sono alti, 1,77 m, tu lo sai io cosa facevo quando giocavo a calcio, marcavo il giocatore più pericoloso della squadra avversaria, il più pericoloso di testo lo andavo a marcare io,
ok? E io non è che sono a 2 metri, non devi avere l'altezza per marcare quello più pericoloso, devi essere più bravi in determinate cose. Quindi questo voglio dire, possiamo discutere tutta la giornata e ci divertiamo se stiamo qua, e ci divertiamo, ma non è così. Cioè, quindi, ripeto, l'ho detto prima, io posso provare i calci piazzati con l'allenatore avversario, io le posso provare. Provo quei calci, lui se ne va e li faccio quelli, tiro quelle punizioni, tiro quei calci. Io sono positivo per natura e sono fatto così. Dopo questo sforo, naturale, normale, per quanto colpito, diciamo, nel suo io, cerchiamo di trovare la soluzione, dobbiamo uscire fuori da questa situazione. Guarda, la già sta trovando, noi la stiamo trovando, perché io adesso, quando sto parlando del mio lavoro, sono un altro. Allora, io già sono diventato un'altra persona, perché questo è il mio lavoro, cioè questo è il mio amore, quindi bravo. Di che vogliamo parlare? Allora, per reazione lei... Fra vincere il cambiato della sandetta, se tutto finisce. Ma io guarda, ti dico una cosa, secondo me forse qui è stato un po' frainteso. Io ho sempre dichiarato, e lo dico tuttora, io sono venuto alla San Benedettese per vincere il campionato, ma con questo non ho detto, io vengo che lo devo vincere. Io ho detto, io vengo per vincere il campionato. Se arrivo secondo, terzo, quarto, io ho fallito e vado via. Questa è stata sempre la mia tesi, è quello che io ho sempre dichiarato, e qui e questa io non ho perso il campionato, ma adesso perché noi ci dobbiamo rimuovere questo ostacolo che si è creato tra lei e il mondo? Ma io non ho, sono 13 rispetto alla massa, ma io non ho problemi, come glielo devo dire? Non ho problemi. Matteo, io quando si parla di calcio c'è solo un'altra persona, già accetto il dialogo, la discussione. Cioè, Luca, quante volte discutiamo e te? Ma quante volte? Ma cosa vuol dire? Cioè, sto sempre a discutere, ma con tutti, ma qual è il problema? Qual è? Io sono d'accordo con lei quando dice che la squadra, la Samp, è la più forte sulla carta. Cioè, sono d'accordo perché i giocatori... No, ho detto là, sulla carta la Sammanettese è competitiva nella prima posizione. Per le prime posizioni. Ci sono stati dei problemi, io forse... Devo dirsi, per l'inizio della prima trasmissione, la puntata forse sugli under avevamo delle difficoltà, noi giochiamo con under 2003 e 2004, sì. Adesso domenica abbiamo messo un 2001 e quello fa la differenza rispetto, e infatti io domenica non c'ero, l'ho visto in streaming con qualche difficoltà, mi è sembrata che la squadra abbia fatto dei passi avanti anche se non ha vinto. E volevo chiedere, l'attacco con Vita e Cardella a due invece che a tre attaccanti, non sarebbe la soluzione forse ideale con quella squadra che abbiamo visto domenica? Ma guarda, ti posso rispondere molto molto semplice. No, perché a Roma hanno giocato bene. Però questa non è una domanda. Ecco, qui andiamo su un argomento che non mi appartiene. Troppo tempo. No, non mi appartiene perché, cioè, se con l'allenatore leva, cioè, va tutto bene con certo. Noi qui, quanti siamo? Se noi facciamo la formazione, tutti, nessuno fa la stessa formazione. Perché ognuno ha le sue idee. Io quindi non posso dirti come giocherei, perché magari io giocherei in tutt'altro modo. Con Prosperi è tutto bene, perché poi c'è stato quello di Prosperi. Sì. C'è stato quel caso del giocatore ex Pescara, ma tutto bene, ma guardi, calcisticamente non è che tutto bene e tutto male. E io faccio gli esempi su di me perché non voglio che travisate. Ma sai quante volte noi abbiamo fatto a botte dentro gli spogliatoi dopo una partita? Lo sapete quante volte? Perché esiste, perché magari non mi hai dato la palla, io ho sbagliato il gol, tu hai fatto il rigore, abbiamo perso la partita, si entra dentro, nervosi, e magari fai una botte, ma cosa vuol dire? Ma dopo lo sai cosa fai però? Dopo magari la sera o io o l'altro ci chiamavamo e andavamo a cena, perché poi convivi, stai assieme. Cioè, non potete pensare che il calcio, se finisce la partita, entrano dentro il giocatore, tante volte sì, ci sta, è il nostro lavoro. Quindi non è che dobbiamo pensare come è d'accordo con Tizio Coccai. Nell'ambito calcistico esiste tutto, all'interno dello spogliatoio. Della questione Rasi, come si è sviluppato il rifiuto, il no da parte della Sanchez, o il rifiuto da parte del giocatore? Ma lui è venuto, si è allenato un paio di giorni, abbiamo ritenuto opportuno tra quello che doveva guadagnare e quello che noi avevamo prefissato di fare, che non era giusto fare l'operazione, punto. Decidio, ma è stato un decidio,
dell'attaccante, ma è stato un contatto reale? No. Però direttore, lei ha detto potrei avere idee completamente diverse sulla formazione, è vero che c'è un No, non travisare. Ho detto che era un caso. Ognuno di noi può fare una formazione, io posso fare un altro tipo di formazione, io sono stato molto chiaro. Però comunque lei è responsabile tecnico, attualmente secondo prima finiamo quello che hai detto tu. Io ho detto qui siamo in vendita, ognuno di noi fa una formazione diversa, anche io farei un'altra formazione, mi sono messo con voi, giusto? Quindi fammi la domanda. Lei come direttore sportivo non è l'allenatore, non mette in campo la squadra, però comunque immagino che ci sia un contesto in cui si agisce in maniera unitaria con il tecnico. Sì. Perciò pensa che questa squadra attualmente sia costruita per quello che al di là delle stupidaggini, come diceva, sui moduli o altro, piccolezze tattiche, però comunque sia noi un'impostazione più o meno chiara da quando è arrivato Prosperi l'abbiamo vista. Lei pensa che questa impostazione al momento attuale sia giusta per questa Sand, per un Proia che magari vada a giocare esterno, o per un Emili che col Trastevere ha iniziato da, diciamo, falso nove? No, se parliamo dal punto di vista, come diceva lui, che abbiamo visto qualcosa, sì, ma se andiamo sull'ambito dei risultati, no. Quindi ti potrei rispondere in tanti modi, cioè facciamo un passo in avanti in un modo, ma non otteniamo niente dall'altra parte. Quindi noi abbiamo dei problemi di fondo, e questo è fuori discussione, è evidente, l'ho sempre detto, ma abbiamo 28 giocatori, 28. E allora la domanda sua è: ha giocato Ruben Costa il 2001? Ma io non faccio allenatore. No, però quello non è una domanda all'allenatore. No. Il problema è che abbiamo solo un 2001. Ma sì, ma se cioè, tu la squadra tra 2001-2004 c'è differenza. Noi giocavamo con 3-2003, abbiamo giocato tante partite con 3-2003 e un 2004. Rispetto a avere un 2002-2003. Sì, cambia. Questo. Però se tu hai a disposizione tanti giocatori, la soluzione non la devi trovare. Sì, però per gli altri purtroppo se salta Costa non abbiamo il 2001 in panchina che ci dice Costa. Dobbiamo un po' fare. Adesso allora io valuterò. Cioè rischia di essere complicato. Poi volevo chiedere un'altra cosa. I giocatori, lei ci ha detto che i giocatori domenica anche loro in qualche modo prima della partita. Non dico che hanno avuto paura, però hanno. No, questo non lo so. No, paura, però vabbè, hanno visto quello che è successo, di cui ci ha riferito prima. Sul fronte dei pagamenti di stipendi. Guarda, adesso io sinceramente. No, glielo chiedo perché. Onestamente no. Ci può essere qualche alibi se questo. Io voglio fare una conferenza stampa per dire quello che ho detto, mi sono dedicato a voi, ho discusso, ho chiacchierato volentieri perché mi sono rilassato, come dice, questi 10 minuti, adesso non vorrei spostarmi su argomenti che secondo me non ci sto né con la testa per affrontare questi qui, perché ho visto che poi qualcuno può pensare che devo pesare parole e non vorrei dove devo andare oltre. Torniamo al tema. Perché devo dire?